Gentili telespettatori, ben ritrovati. L'appuntamento con WeStation School Centola è nella fase 2 e quindi la scorsa volta abbiamo parlato di questa iniziativa che è stata sponsorizzata, diciamo così, è stata voluta dalla Regione Campania con il bando Benessere Giovani e sposata appieno dal Comune di Centola. I ragazzi, come già spiegato la scorsa volta, hanno realizzato un laboratorio, una serie di laboratori, videogiornalismo, web tv, marketing territoriale e quant'altro, e terminato questo laboratorio, adesso invece partiranno con la fase 2, che è la realizzazione, pensate, di una web tv territoriale. Ma andiamo subito a salutare di nuovo i nostri ospiti che sono venuti a trovarci, eccoli qua. Ciao ragazzi, ben trovati. E allora partiamo subito con i saluti, con Ivana Fucciolo. Ciao a tutti. Camicetta viola, giusto? Perché hai scelto questo colore, Ivana? È la prima cosa che ho trovato in camera questa mattina. E io dico, la prima cosa bella. È piaciuto? Vabbè. Detto questo, Ivana, a fianco a te c'è Esther. Buongiorno. Esther Gianni Livigni, come vedete Esther, la memoria questa volta mi accompagna, quindi ho ricordato il tuo cognome, ho detto bene? Detto benissimo. Prettamente in giacca, Esther ha scelto questo look oggi perché? Formale, per il microfono. L'importanza dell'impegno che dovevo assumere questa mattina. I ragazzi mi fanno morire, sono preparatissimi, gentili telespettatori. Vedete, per loro, guardate che è la seconda volta che vanno in onda, quindi non è facile. Andiamo a vedere gli altri che compongono questo bellissimo gruppo, ovvero Antonietta Fucciolo. Ciao, ben trovata, Antonietta. Molto country, con la camicetta, sì, in jeans. Ne ho comprata una, non dico dove, l'altro giorno, e sono ritornato indietro nel tempo quando avevo 20 anni, pensate. Antonietta, perché hai scelto questo nuovo look? Beh, è sportiva, però va bene in qualsiasi occasione, diciamo. Perfetto, ragazzi, io sono assolutamente contento. Vedete come sono più freschi rispetto alla scorsa volta? Alessandro, come stai? Molto bene, grazie. Senti, tu invece in nero, sì. È la prima volta che ti vedo in nero. Con Alessandro abbiamo realizzato gli spot, ci siamo visti nei laboratori, però mi sembra di non averti mai visto con questo colore. Mi hanno detto che sono ingrassato, quindi tento a sfinarmi. Te lo stavo quasi per chiedere. E poi devo dire la verità, nel backstage, prima di cominciare oggi con la nostra puntata, Alessandro ha assaggiato anche dei dolcetti fatti... No, non l'ha fatti la nostra direttrice. Chi l'ha fatti, Alessandro? Non lo so, ma sono buoni. Ecco, vedete, la risposta è sempre puntuale. E per finire, non da ultimo, ma sempre con grande energia, il nostro Daniel, che ha abbandonato un poco l'ansia da prestazione, perché Daniel ha la voglia più di stare dietro le telecamere e non davanti. Sì, Daniel, però ti tocca. L'ho abbandonata un poco. Un poco l'ho abbandonata, sì. Col tempo. Ci farò l'abitudine. Bene. Allora, presentati i nostri giovani, andiamo verso la scaletta della puntata. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, ragazzi, è discutere sul nome da dare alla nostra web TV. E allora, via alle vostre, insomma, indicazioni, alle vostre idee. Partiamo come sempre dalla povera Ivana Fucciolo, che è destinata a rispondere sempre per prima, e quindi ascoltiamo bene. Secondo te, ecco, sul territorio di Centola, ma anche se vogliamo sull'intero territorio cilentano, c'è bisogno, insomma, di più comunicazione rispetto a quella che si sta svolgendo attualmente. E lo stesso vale, suppongo, per Centola. E quindi un'idea da parte tua, che tipo di nome possiamo dare a questa web TV? Beh, in verità si stava comunque valutando un qualcosa che potesse considerare Centola, esattamente il luogo da dove è partito questo progetto, il capofila di un percorso che potrebbe essere una rete,
tra tutto il territorio limitrofo. Quindi non volevamo limitare il nome a Centola e quindi rimanere nel nostro bel comune e basta, certo, ma pensare a un nome che appunto potesse così spaziare, potesse essere un po' più inclusivo. Esatto. E allora, qual è la tua indicazione, proprio il nome, no? La descrizione proprio testuale di questa web TV? A me piace il nome che hai dato, che abbiamo dato al canale YouTube. Ovvero? E quindi Cilento Focus. Ah. Quindi rimanere su quel tema, magari rimanere lì. Quindi web TV Cilento Focus, sì, dovrebbe chiamarsi. Esther, tocca a te. Aggiusta un po' il microfono, sì, perché è indispensabile che i nostri telespettatori sentano bene soprattutto la tua voce soave. È piaciuta questa? No, è vero comunque, non scherzo. Sì, Cilento Focus in realtà piace molto anche a me, proprio perché lo ritengo più inclusivo anche delle zone limitrofe, perché poi vorremmo fare comunicazione per tutto il Cilento, quantomeno il Cilento Sud, che comunque è ancora carente di reti di comunicazione, a differenza del Cilento Nord, in cui ci sei tu, che sei un'istituzione, non solo, ci sono... Perciò vi voglio ci bene. Ci sono altre realtà. Insomma, quindi sì, mi piace molto. E poi mi piace anche l'idea di focus, perché si tratterà comunque di approfondimenti per materia. Parleremo di tradizioni, di insomma, di politica, di attualità, saranno effettivamente dei focus. Quindi non lo so, mi piace, secondo me rende molto l'idea. Perfetto, allora andiamo avanti. La nostra Antonia, che si prepara col microfono, anch'io preparo un primo piano migliore rispetto a quello di prima, per dare sempre più una indicazione di estetica migliore anche a livello televisivo, naturalmente, nel nostro DNA. Antonia, tu che cosa hai pensato? Allora, diciamo che su Focus siamo la maggior parte tutti d'accordo. Sì. E bisogna trovare un nome che, non so, qualcuno aveva suggerito C-Focus, C come Cilento, Centola, che... Ah, è vero, questa è una lettera che accomuna, anche se C... C è un po' riduttivo, forse, sì. C. Però possiamo fare un sondaggio e... Tu, insomma... Dai un'indicazione di sondaggio che potremmo, insomma, cavalcare in un certo modo, no? Sì. Bene, allora Alessandro, stessa cosa, il tempo di fare l'inquadratura ad Ale, ecco perché devo adesso... Facciamo così, siccome ho bisogno di tempo per fare l'inquadratura ad Alessandro, do il compito ad Esther... di presentare Alessandro, o meglio di fare la domanda ad Alessandro, quindi Esther, la stessa domanda che ho fatto io, ecco qua, fai la domanda così io chiacchiero un poco con Alessandro. Alessandro, illuminaci, cosa pensi tu del nome della nostra web TV? Allora, diciamo che... una cosa un po' complicata dare un nome. Pensate che due genitori impiegano 9 mesi per dargli il nome a un figlio, e poi dopo che è nato lo chiamano come il nonno per evitare problemi. Esatto, oppure ancora ci sono discussioni. Quindi io credo che il nome sia la parte più difficile di tutto il progetto, perché deve avere una finalizzazione, Mamma, fermati Alessandro, davvero... Questo tuo accomunare il nome della web TV alla nascita di un bambino, al nome di un bambino, davvero è fantastica comunque. Sì, perché è figlia delle nostre idee, quindi ci sta che vuole essere un nostro figlio questo progetto. È la nostra creatura. Che hai detto, Ivana? Ho detto che è una nostra creatura, poi alla fine, sostanzialmente il concetto è quello. Esatto, bravi, bravi ragazzi, sono contento che sentite forte
questo sentimento di appartenenza proprio al nostro progetto, ma poi alla fine, ragazzi, è questa la cosa indispensabile per creare produttività e naturalmente raggiungere anche degli obiettivi. Se non si crede in quello che si fa, alla fine poi tutto si sfascia, tutto viene a mancare. Allora, torniamo ad Alessandro. Tu dici, ci riflettiamo ancora, secondo te? Sì, c'è sì. Ancora da riflettere. Anche perché io sono molto indeciso, quindi... Però mi piacciono le loro idee. Finora io non ho saputo dare un'idea oppure un nome particolare, però finora le loro idee mi piacciono, per me vanno bene. Ottimo. Andiamo avanti. Allora, c'è Daniel... L'inquadratura a Daniel, riesco a farla rapidamente, eccolo qui in tutta la sua bellezza di giovane diciottenne, mi sembra. Sì, come ha detto prima. Te, vogliamo fare a cambio con gli anni? Io ti presto i miei. No, mi tengo i miei. Ok, tieni e fai benissimo, così. Fai bene. Come ho detto prima, Cilento Focus mi sembra una buona alternativa. Se con un po' di immaginazione ci verrà qualcos'altro, poi vediamo se ci può essere qualcosa di più... Fermati, devo dare un'indicazione tecnica non solo a Daniel ma anche a voi telespettatori. Guardate Daniel e la posizione del microfono. Nel momento in cui Daniel mi parla non si sente. Non si sente. Perché? Perché la bocca deve andare nella direzione del microfono. Però se ti volti verso di me, naturalmente continuerai a parlare, diciamo, continuerai a non rispettare la direzione del microfono, quindi dovresti spostare ancora il microfono. Ecco, queste sono piccole pillole tecniche che insegniamo anche a voi, cari telespettatori, perché il nostro compito è proprio questo, cioè farvi capire passo passo come questi ragazzi un domani saranno i nuovi comunicatori. Vai Daniel! Mo penseremo un po' al nome, vedremo se Cilento Focus è il più appropriato. Per il resto è tutta immaginazione, non lo so, vedremo cosa ne esce fuori, qualche progetto carino. Bene, quindi ti piace questa idea del Cilento Focus? Cilento Focus ci sta. Bene, bene. Ok, allora... diamo per scontato, anche se non l'abbiamo ufficializzato, che il nome della nostra web TV si chiamerà Web TV Cilento Focus. Che cosa bisogna fare nel prossimo passo? Chi mi risponde? Facciamo anche il quiz come al nostro caro Mike. Prossimo passo da fare dopo aver trovato il nome? Divisione dei compiti. Divisione dei compiti, ha detto la nostra Esther. Dov'è? Vediamola. No. Che non è Antonio. Beh, no, ragazzi, ma perché sono sempre io a manovrare, come vedete. Sei stato più bravo l'altra volta. Sono stato più bravo, sì. Davvero? È la prima volta, sì. La fortuna dei principianti. È vero, è vero. Mi scuserete, vabbè, però abbiamo inquadrato alla fine Antonia, però parlavo di Esther, no? Gianni? No. Antonietta. Ecco, ragazzi, è il caldo, fa caldo, sapete? Io pensavo che la temperatura... Cos'hai fatto questo weekend? Questo weekend ho fatto, lo diciamo ai nostri telespettatori, ho fatto dei lavori a casa, ragazzi. Ebbene, io ho una casa molto piccola, perché purtroppo ancora non siamo decollati con le finanze, maggior ragione con questo Covid, e quindi... Avendo due figlie, una piccolina che ormai sta invadendo la nostra casa piena di giocattoli, ma non perché il papà glieli compra, ma arrivano giocattoli da ogni parte, da ogni dove, e quindi ho dovuto fare un po' di pulizie, e quindi un po' di spazio, un po' di cose. Va bene come risposta? È la verità, quindi va benissimo. Ecco, sono passato, come vedete, dall'altro lato. Fra poco mi cacceranno via e si occuperanno anche di regia e conduzione. No, detto questo, a me farebbe piacere, devo dire la verità, perché poi saranno loro a portare avanti i nostri progetti, e mi auguro sempre in modo ineccepibile. Allora, dicevamo, Esther ha risposto che il prossimo passo da fare è organizzare, insomma, la redazione, individuare i ruoli dei ragazzi. Certo, assolutamente sì, va in concomitanza però con un'altra cosa molto importante. Quale? È strutturale.
La creazione della web TV. Esatto, e come avviene, cara Ivana? Come ci dobbiamo iscrivere, non lo so. Compilare un foglio, qualcosa, fare una domanda di iscrizione. Dai, che facile! Il dominio. Esatto, brava Ivana. Allora, la prossima cosa da fare è creare un dominio internet che dovrebbe chiamarsi www.webtvcilentofocus oppure Cilentofocus Web TV, ok? Fare l'iscrizione che costerebbe diciamo 15, sui 15 euro all'anno, quindi iscrivere un nome a dominio costa 15 euro all'anno e poi però questo dominio dovrà rimanere su un cosiddetto hosting. Che cos'è l'hosting? Sapete che cos'è? No. Domanda? Non lo sanno, glielo dico io. L'hosting in un certo senso è chi, il computer che ospiterà il nostro dominio e che sarà un prodotto, diciamo, disponibile in rete, e quindi noi dobbiamo acquistare uno spazio su un computer, quindi su un hosting gestito dalle varie aziende che si occupano di internet, e in quel computer poi installare il nostro dominio con le varie cartelle, fotografie e quant'altro. Ma un passo alla volta, bisogna realizzare il dominio. Il dominio come si realizza? Con una serie di programmi che esistono in commercio, anche gratuiti. Non so se avete mai sentito parlare di qualche programma, vediamo un po' se qualcuno risponde. No. Avete mai pensato, o meglio, ricordate una pubblicità tipo Winx? La mia. Esattamente. No, mo non so. WordPress. WordPress sì. Vi dice qualcosa? Sì, 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 sì. Allora, sono in realtà quei programmi che vi permettono di costruire un sito internet e poi alla fine con tutte le indicazioni, quindi i vari settori per navigare e il contenitore di fotografie. Quindi noi adesso dobbiamo strutturare il nostro sito internet, quindi la nostra web TV. Come la immaginate? Dico una cosa, per esempio, andiamo a vedere su internet, ecco, ho la possibilità di farvi vedere innanzitutto il comune di Centola, vedete, questa è la pagina principale, e quindi non possiamo che non salutare il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola, con tutta l'amministrazione comunale, e salutiamo anche naturalmente Francesca Del Duca, che è il delegato alle politiche giovanili, no, ragazzi, e che vi ha accompagnato in questa avventura. Dicevo, questo è il sito del comune di Centola, però io volevo andare su Google e fare una ricerca per quanto riguarda un'idea da trovare per la web TV. Quindi se scrivo web TV, vediamo un po' che cosa esce. Realizzare una web TV, canali streaming live, internet, realizza la tua web TV, TV Dream, la TV che ha sempre sognato, web TV in diretta. Andiamo a vedere, ragazzi, se siete d'accordo, se potrebbe arrivare un'idea da questo sito internet. Vediamo com'è fatto e poi ne discutiamo insieme. Eccolo qua. Allora, TV Dream, la TV che hai sempre sognato. Accetta, canali TV. Eccoli qua, ci sono una serie di canali. Campi Flegrei TV, TCI, Welcome Liguria, Welcome. Come si pronuncia? Welcome. Welcome. Puglia TV, RTM TV, Calabria TV. Allora scegliete, dai, scegliete uno di questi siti da esplorare per avere un'idea sulla nostra. Puglia TV. Puglia TV. E Puglia! Vediamo. Ultimamente sono molto al passo coi tempi. Puglia TV in diretta streaming, ma mi sa che abbiamo solo lo streaming, non abbiamo il sito. Visita sito web. Vediamo. Vediamo un po'. Ecco il tempo di
caricare. Eccolo qua. Allora, ragazzi, un attimo che vado in onda, facciamo vedere anche voi, insomma, l'attenzione di Esther, vedete, è di Ivana, poi di nuovo tutti quanti, e vediamo poi l'attenzione di Alessandro e Antonietta, ho detto bene questa volta, e poi subito dopo Daniel, vediamo se riesce... Nella sua impresa, Daniel, eccolo qui, sempre molto attento. Sì, sì. Ok, allora ritorniamo dunque sul sito web Puglia TV e analizziamola, ragazzi. Allora, come vedete in alto c'è il logo principale, poi c'è la pagina home, notizie, tutte le news con un'apertura dedicata alla cronaca, notizie e sport, poi ci sono tutti i video, TG News, TG Sport, Video News Cronaca, la TV, quindi con la sua diretta streaming, l'intervista, l'approfondimento, l'amico Nuccio e il Basket City, i contatti, cioè la redazione, le FAQ e la pubblicità. Scorrendo, insomma, vediamo un po' come è impostata la home. Ci sono delle news anche per quanto riguarda l'attualità nazionale con Conte e fondamentalmente, diciamo così, appare come un sito di notizie con gli articoli e le foto di sostegno. E quindi faccio la prima domanda ai ragazzi: che cosa vi sembra, insomma, come vi sembra questo sito? Potrebbe essere a caso vostro? Ivana. Perché sempre io? Perché mi viene più facile, visto che parto sempre Devo da te. Devo cambiare posto. Esatto, io parto, sono strutturalmente... insomma, lavoro in modo strutturale, quindi sono abbastanza tecnicamente, lavoro con una tecnica particolare, quindi non mi viene. Che ti Va devo bene, dire? Ti mi perdono. Mi hai capito però. Allora, vai. Sì, no, non lo so. Esther, cosa ne pensi? Facciamolo vedere, eccolo qua. Ti piace l'impostazione in alto con i vari settori? Sì, è carino, si vede che è fatto molto bene, forse non lo so, io, per noi vedo qualcosa di un po' più magari snello, nel senso che noi ci vogliamo focalizzare veramente su diversi settori eterogenei, quindi non so... Magari forse questo Così è un troppo, po troppo generalista, sembra, pieno di esatto. contenuti, troppo generali. È un giornale tradizionale, a me sembra insomma... Vero. Altro da aggiungere, ragazzi? Qualcuno vuole... Innovazione. Dicevi, sempre. Usa sempre il microfono, Ale. Innovazione, distinguerci dagli altri e cercare di fare qualcosa che sia... nostro, solamente noi, delle idee un po' più innovativo, esatto, tu lo vedi esatto. Gianni, innovativo. Se vogliamo aprire un sito così una schermata, il nostro sito di riferimento da sempre sì, di, è diciamo. Visit Trentino. Esatto. Visit Trentino? Sì, noi li adoriamo. Siamo molto ispirati dal loro lavoro. Sì, assolutamente. Allora, molto. Nel frattempo io... Moltissimo. Lo trovo, spiegatemi che cosa trovate in Visit Trentino che affascina. Visit. Il fatto che secondo me, non so se sei d'accordo, fa veramente servizio pubblico, nel senso che fa informazione, però allo stesso tempo va bene sia per, credo... i trentini che per si dice così trentini. Che per i turisti, insomma, fa informazione turistica e fa servizio pubblico nel momento in cui è proprio un veicolo per i turisti per conoscere magari direttamente le realtà in maniera capillare, però da un unico sito. Fermati, secondo me è fatto proprio fermati bene. Facciamolo okay. vedere e poi continuiamo okay. È questo esatto
Esatto. Eccolo, cioè, qui. Tutta un'altra cosa. Allora, lo scorriamo. Scopri il Trentino, dove devi dormire, vedi, già, gusto, già, guida. È già questo inizio davvero è impattante, devo dire la verità. Cioè, l'home page con queste foto straordinarie subito coglie l'attenzione, subito si concentra, si focalizza sul punto, diciamo, turistico. Ti viene la voglia davvero di visitare il Trentino. Lo farò sicuramente con Raffaella e Raffaella sarà sicuramente felice di conoscere questo sito, perché lei da tempo che vorrebbe esplorare la montagna, visto che abbiamo nel Cilento sì, abbiamo anche noi la montagna, però noi che siamo un po' più vicini al mare, insomma, ne abbiamo ormai consumate di spiagge locali, quindi a Raffaella, che salutiamo da queste, da questa, da questo programma, che è la nostra direttrice del TG, ve lo svelate, insomma, vorrebbe andare in un posto del genere, certo, Covid permettendo, naturalmente. Quindi, torniamo al sito, ecco qua, dicevamo, scopri il Trentino, c'è l'indicazione in alto, vedete, poi con una serie di indicazioni per, esatto, le località, i borghi, i laghi. L'idea della vacanza invece ti dà la settorializzazione, no? Del periodo in cui scegliere la vacanza, quindi per ogni periodo, della tipologia, per le famiglie, sì, in autunno, sì, il benessere, e poi dove dormire, quindi con gli hotel, i residence, gli appartamenti, i B&B, tutte le indicazioni possibili. C'è anche chiama e prenota, offerte da non perdere, le offerte, le chiamate per la prenotazione, gli alloggi a tema, i weekend in Trentino. Davvero fatto bene, ragazzi, è vero, sono d'accordo con voi. Le idee per mangiare bene in Cilento non ce ne mancano, non mancano, è, esatto, vero, Ivana, soprattutto, esatto, per te che sei un'esperta culinaria. Grazie, si vede. Amo mangiare, è la cosa a cui non posso rinunciare. Beh, a me piace mangiare bene. E devo dire che quando mi hanno ospitato a Cento, la San Severino nello specifico, davvero non volevo più alzarmi da tavola per continuare con gli spot. E quindi complimenti anche a mamma Giuseppina. Ciao mamma Giuseppina, spero che ci vedi. Insomma, era obbligatorio salutarti, era duopo, come si suol dire. Continuiamo, allora, quindi, vediamo un po' se possiamo seguire questa linea, Ivana, Esther, che dite? Sì, però comunque sempre a modo nostro, nel senso, chiaro, noi partiamo, quello ci piace il modo in cui è impostato, da un punto di vista turistico secondo me è molto valido, perché tu appena apri l'home page ti viene proprio voglia di andare, e sì, poi è bello perché ad oggi magari le persone sono più ispirate da un video, da un'immagine, che da un qualcosa di scritto. A me piacciono entrambe le cose, cioè, secondo me noi dovremmo sia scrivere una sorta di blog, però poi soprattutto per interfacciarci con l'esterno dobbiamo assolutamente girare del materiale, insomma, video. Esplorativo e conoscitivo del, esatto, territorio. Noi in effetti attraverso queste 10 parole chiave che abbiamo individuato e quindi poi associate ad ogni singolo spot che abbiamo girato, che ovviamente sarà solo l'inizio, si spera, del nostro percorso che andrà sempre più in evoluzione, è proprio quello, è il nostro territorio, sono queste 10 parole chiave, quindi noi vogliamo raccontare il nostro territorio dal nostro punto di vista, noi che ci viviamo, e farlo conoscere poi ai visitatori che amano il nostro territorio come noi, e fare in modo che altre persone, altri visitatori, altri ospiti vengano a gioire di queste bellezze. Bene, bene, brave, molto chiaro, molto esaustivo, insomma, penso che anche voi a casa avrete capito l'idea dei ragazzi. Antonia e Alessandro, siete d'accordo? Nel frattempo faccio l'inquadratura ad Alessandro
con una formula diversa questa volta, ragazzi, con la camera numero 4, vedete che inquadratura attraverso il computer mio. Vai, allora, prima di tutto sono d'accordo per una vacanza in Trentino. Sì, sono d'accordo con tutto quello che hanno detto Ester e Ivana. E c'è un'altra cosa che non solo devono scoprirla i visitatori della nostra terra, ma prima di tutto noi, perché ci sono molte zone, molte bellezze che non conosciamo, eppure ci viviamo tutti i giorni. Per esempio, come scherzando, ho detto di voler partire per il Trentino, quando molto, molto spesso non conosciamo delle bellezze che abbiamo qua. È vero, è vero. E quindi questo è un danno per noi. Tu senti, scusa se apro una parentesi sull'estate appena trascorsa. Sì. Tu sei di Scario, quindi hai avuto modo di respirare turismo, insomma, avere dei contatti con i turisti. E loro che cosa chiedono, Alessandro, principalmente dai nostri territori? C'è chi... Devo dire la verità, c'è molta contraddizione. C'è chi ama questi posti selvaggi e chi cerca più servizi. Quindi è un po' difficile da accontentare un po' tutti. Perché quest'anno ho lavorato su una spiaggia sulla costa della Masseta, la Resima, che è stata riaperta dopo 9 anni. C'era chi chiedeva un bagno, un qualcosa, perché là è proprio lo stato selvaggio. E chi amava questa tranquillità, che non ci doveva essere assolutamente nulla. Anzi, c'era chi preferiva raggiungerla con una canoa, non voleva nemmeno scendere con la barca, quindi ho detto tutto. Purtroppo stare al pubblico non è facile, quindi ogni testa è un tribunale, come si vuol dire. È vero, infatti non vorrei essere nei panni di un sindaco, perché come fai, insomma, è sbagliato, esatto. E ricevi delle critiche. Antonietta, tocca a te il tempo di passare il microfono e così... Sentiamo Antonietta. Ester mi fa dei cenni assurdi. Ester, non posso venire a cena con te. Raffaella, dov'è? Eccolo, no, qua, siamo qui. Ecco, no, al di là degli scherzi, anzi, siamo amici. Se mi vuoi dire qualcosa, tranquilla, tanto siamo di casa, insomma, i nostri telespettatori sanno che non abbiamo nulla di preparato, quindi stiamo andando a braccio, perché dobbiamo essere semplici e diretti verso di voi. La freschezza poi giovanile vostra fa il resto. Prego, Antonia. Allora, io premetto che sono andata in Trentino, sono state... Ivana, c'eri anche tu, siamo stati in vacanza quando? 10 anni fa? Sì, era il 2010. Molto bello. 2009-2010, sì. Sì, però nulla da invidiare al nostro territorio, che ovviamente noi ancora non abbiamo scoperto del tutto, perché sono un paio d'anni che comunque facendo trekking, anche mettendo, non so, su internet cosa vedere in quel paese, escono un sacco di cose che effettivamente noi non sappiamo. Beh. Non abbiamo mai visto, e quindi è interessante anche per noi, cioè far conoscere alla gente che viene da fuori, ma anche a chi sta nel nostro Cilento, che magari dice vabbè, vado in vacanza in Trentino piuttosto che a Milano o fuori Italia, però noi abbiamo molto da far vedere, e quindi cioè, ben venga tutto questo. Chiaro, certo. Anzi, colgo l'occasione, Antonietta, di ricordare alla memoria di tutti noi, ma anche dei telespettatori, che durante il laboratorio finale, la presentazione del nostro evento, è stato fatto l'esperienza del trekking, mi sembra, a San Severino, se non vado errato. A Palinuro. San Severino per le condizioni annullata. Medie, purtroppo non, ecco, non allora, siamo riusciti. Quindi mi viene in mente, proprio su questo argomento, di chiedervi, ma ci sono cilentani che sono venuti a fare il trekking a Palinuro e anche magari precedentemente a San Severino? Allora, io posso dire che purtroppo quest'anno non ho lavorato e da sola ho iniziato a fare lunghe passeggiate in estate, e devo dire che il borgo di San Severino era sempre pieno di visitatori. Ah, c'erano
file di macchine che pensa che non sapevano nemmeno dove parcheggiare. Poi a San Severino non abbiamo un parcheggio, quindi è un po' limitata la cosa, però c'era pieno di gente che andava a visitare proprio perché un po' annoiati dal mare, un po' perché comunque stando tutti i giorni al mare forse uno si annoia un po', non lo so. Però non conosciamo la provenienza, perché naturalmente non te ne sei occupata tu, bisognerebbe magari chiedere a chi... No, perché no, io vedevo le macchine parcheggiate lungo la strada, quindi... Invece Ivana e Esther forse lo sanno, chi se qualche cilentano insomma ha usufruito, ecco, della bellezza di San Severino? Sicuramente. Noi non sappiamo, perché effettivamente noi... È libero l'ingresso. Ad oggi non sappiamo quante persone entrano, chi entra. Non abbiamo proprio idea, perché non esiste una struttura che ci consenta di... Ah, ho capito. Però sicuramente... Di segnalare gli ingressi. Esattamente. Esattamente. Però il Cilento è... fortunatamente ricco di persone che amano il proprio territorio e che hanno voglia di scoprirlo. Noi facciamo trekking con un'associazione, sappiamo che ce ne sono altre, quindi spesso ci incontriamo, sì, e facciamo le passeggiate assieme, e ci sono molte persone che sono tra l'altro interessantissime, che magari sono adulti che però fanno altre professioni, non lo fanno di mestiere, assolutamente, e che sono degli scopritori, e per noi sono anche dei mentori a volte, perché mentre passeggiamo, non so, ci raccontano l'erba selvatica, che cos'è, oppure ci raccontano un aneddoto, una tradizione, una ricetta, ed è bellissimo, insomma. Quindi sicuramente sono stati anche a San Severino, ma noi non lo sappiamo. È vero, e colgo l'occasione per salutare quel signore, io mi perdonerà se non ricordo il nome, ma sicuramente Ivana mi aiuta. Quel signore che ci ha accompagnato a San Nicola, mi sembra, di Centola, ci ha portato ad esplorare anche la bellissima fontana. Allora, quindi, di chi si trattava, ragazze? Raffaele Tomei. Sì. Lo salutiamo. È stato uno dei canali. Protagonisti dei nostri spot. Insieme alla moglie. Insieme alla moglie, sì. Maria, il nostro sì, spot c'è raccontato di storia. Un po' di storia. Lui scrive poesie. Di San Nicola. E io spero che domani Ivana ci degnerà della sua insomma disponibilità nel farci fruire della bellezza del backstage che ha girato non so quanti quantitativi di materiale video. Ci stiamo lavorando. Sicuro? Vabbè, forse fra un anno riusciremo a vedere qualcosa. Non lo so, comunque a parte gli scherzi, manca Daniel nell'ultimo passaggio di questa analisi del sito, per poi passare, diciamo, anche ai saluti finali di oggi, sicuramente con molto rammarico da parte di voi telespettatori, perché lo so che questo programma vi piace e vorreste vedere più spesso i nostri ragazzi, ma non vi preoccupate, perché li terrò abbastanza impegnati. Vai, Daniel. Sì, penso che il sito che abbiamo appena visto è molto carino. Soprattutto colpisce l'impatto del lago, della foresta. Eccolo qua, vediamo. La scritta respira proprio. Ha un impatto molto carino. Penso che noi dobbiamo prendere questo come base e renderlo proprio nostro, con quello che è il nostro territorio. Quello è il Trentino, qua è Cilento, dobbiamo ricrearcelo noi con quelle basi. Bravo. Abbiamo solo la montagna, abbiamo anche il mare. Abbiamo tante altre cose, è variegato. È vero, abbiamo un punto in più, loro hanno solo la montagna e il lago, il mare non ce l'hanno, noi ce l'abbiamo. Quindi noi abbiamo mare, fiumi, montagne... uno vicino all'altro, quindi non è che si deve cambiare. Belle ragazze, diciamolo, Ivana, diciamolo. Sì, lo so che ti piacciono le mie cugine, bla 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 bla. Allora, no, ci tengo a precisare, a chi non piace una bella ragazza, ma per la bellezza proprio reale, visiva, ecco. Salutiamo ancora Raffaella. Infatti, salutiamo sempre Raffaella, che lo sa. Insomma. Nel senso che ho una famiglia bella, numerosa, sono imparentata con tantissime cugine che hanno anche partecipato agli spot
E quindi allora dobbiamo salutarle, dobbiamo salutarle. Le cugine. Chi ha partecipato allo spot? Ah, ok. Ma anche le cugine a caso. Ecco, vedi, hai Antonietta a fianco, insomma, che è la cugina. Ah, ok, si è salvato Alessandro, quindi va bene. No, comunque, a parte gli scherzi, dobbiamo salutare chi dobbiamo salutare? È un bel po' di gente. Chi ha partecipato? La popolazione di San Severino, tutti quasi cugini. Tutta. Avremo una lunga lista, ma non ringraziamo singolarmente, altrimenti se ne dimentichiamo qualcuno poi. Ma io mi riferivo alla dea. A Virginia. Ti saluta, tra l'altro. Ecco, vedi? Quindi la salutiamo. Come si chiama? Virginia. Ciao Virginia, alla prossima volta ti vedremo anche qui per... un'intervista e per eventualmente raccontarci anche la tua esperienza, anche se non ha partecipato però ai però interverrà nei nostri video trekking. Ah, ok, bene, quindi vedi. Sì bene, allora ti abbiamo salvata. Esatto. Benissimo ragazzi, allora inquadratura totale, salutiamo la telecamera dall'alto e no, a parte gli scherzi. Abbiamo dunque un'idea sulla tipologia di web TV, sito internet da realizzare e passiamo, prima di salutarci, all'ultimo step, ovvero la struttura della redazione. Come avevo già anticipato nella prima puntata di WeStation Centola, a me faceva piacere insegnare ai ragazzi, dare delle indicazioni sulla completezza del reporter, non tanto giornalista ma reporter, ovvero ognuno di loro dovrà occuparsi di un servizio in tutti i suoi aspetti produttivi, ovvero partendo dalla scrittura del testo prima di realizzare un servizio, la seconda fase invece le riprese, possibilmente con un telefonino perché è pratico, ce l'hai sempre insomma appresso, quindi ti può capitare in qualsiasi momento, anche quando sei in stand by, di poter realizzare un'intervista perché il telefono ce l'hai, quindi quale migliore opportunità e utilità di un telefono per utilizzarlo allo scopo, ovvero comunicazione e promozione. E poi per terminare ognuno di loro dovrà imparare il montaggio, l'editing, quindi essere poliedrico, insomma essere capace di confezionare il servizio dall'inizio fino alla fine e non essere dipendente da nessuno. E quindi l'ultima fase invece è la pubblicazione sul sito internet. Così facendo, ovunque si trovi ognuno di loro, insomma, può continuare in quella che è la comunicazione del nostro territorio. Detto questo, andiamo a capire quali settori, su quali settori ogni ragazzo, ognuno di loro, lavorerà, perché dobbiamo dare un compito specifico ad ognuno di loro e seguire le notizie, diciamo, di quell'area, chiamiamola così. Come al solito, io, indovinate da chi parto? Da Ivana. Prego Ivana. Presente. Ecco, allora tu di cosa ti occuperai? Io mi occuperò di turismo e territorio, quindi andremo in giro approfittando anche delle nostre giornate trekking e vi racconteremo del nostro territorio, di quello che facciamo, di cosa si fa e cosa si può scoprire. Benissimo, quindi abbiamo già un'indicazione sul sito internet, abbiamo la sezione turismo e territorio dove la redattrice responsabile sarà Ivana Fucciolo. Passiamo a Esther invece, tu ti occuperai di cosa, Esther? Io mi occuperò di politica e attualità. Bel compito! Più che di politica però preferirei parlare di politiche, facciamo così, nel senso che non sarà un qualcosa di... come dire, cioè, parleremo proprio di politiche, di idee, di progresso, di sviluppo del territorio, ecco, in questo senso. Bene, certo, in questo senso tu dovresti anche intervistare un poco quelli che sono i politici, esatto, locali, perché la politica, esatto, poi alla fine... Chiedere riscontro. Esatto, certo. Sì, è vero che si parla di politiche, però è il politico che poi si occupa delle politiche, se non...
insomma, intervistiamo e sentiamo dalla sua voce quelle che sono poi le attività amministrative che si fanno in un territorio. Ok, bene, passiamo a Antonietta, io non lo so. Antonia, detta Antonietta. Antonietta, io, tu mi perdonerai, però probabilmente sì, ho un'amica, Antonia, forse a Cannalonga, che saluto, e che ha lavorato sul progetto cinematografico del maestro Più Margherita. No, sto uscendo fuori traccia, Raffaella sicuramente quando sentirà questa mia descrizione, insomma, mi richiamerà all'ordine della memoria, vabbè. Vabbè, ma io sono abituata, perché nessuno mi chiama Antonietta, eppure è un nome lungo. Ah, vedi? Sei l'unico Antonia, di solito Maria Antonietta. Ah, allora, secondo me... Devo cambiare nome. Antonietta, secondo me, per la mia mole di una deformazione professionale, quindi mi perdonerai, sì, Antonia, ecco, vedete, per ottimizzare i tempi, per velocizzarli pure, perché Antonietta è troppo lungo, e quindi, sì. Quindi mi perdonerai, no? A parte gli scherzi, già sai che insomma io purtroppo ho una certa età, sono abituata, e quindi mi perdoni, no? Sì, sì. Bene, tu? Io mi occuperò di economia e attualità. Io ho lavorato un po' di anni nel settore tributi, in realtà mi occupavo di riscossione, però... Quindi praticamente sai benissimo i debiti di Ivana, cioè di debiti Esther, di tutti. Non puoi conoscere quelli di Alessandro perché lui sta a Scario, come pure quelli di Daniel, però i debiti... Mi posso informare. Ottimo, bene, quindi sarà interessante anche il tuo settore, perché sì, analizzare l'economia, capire anche quelli che sono i bilanci dei comuni, dei territori, è fondamentale per, in un certo senso, perché no, risparmiare, cercare di essere sempre più vicini al bene comune, perché di solito siamo un po' troppo superficiali, lo dobbiamo dire questo, nei confronti, sì, del bene comune, perché magari non ci tocca da vicino, ma in realtà non è così, perché poi con le tasse esatto, c'è il nostro ritorno. Allora, siamo dunque a Alessandro, il tuo settore invece quale sarà? Io mi occuperò di sport e attività, Covid permettendo, altrimenti daremo un vuoto oppure daremo dei consigli sulle attività da fare a casa per mantenersi in forma. Mm-hmm. Bella, bella questa idea. È una buona idea. Ottimo. Quindi... Sì, potrebbe fare i tutorial, così nel frattempo si allena pure. Ti manca un po' lo sport, Alessandro? Abbastanza, è una cosa che manca un po' a tutti, diciamo, la quotidianità, e privarsi della quotidianità è una cosa difficile, però tempo permettendo, pian piano dovremmo ritornare alla nostra quotidianità, se rispettiamo le regole. Bravissimo, è anche un bel messaggio il tuo. Daniel, mi chiedevi qualcosa prima nel fuori onda, me la vuoi chiedere adesso? Non lo sì, so. Sì, sì, io dovrei occuparmi di eventi del territorio, in pratica. Certo. Che adesso, causa Covid, si stanno spostando su piattaforme online, non è più che ci si vede dal vivo, no? Chiarissimo. Si sposta tutto online e pertanto bisogna adattarsi, modificare un po' di cose. Non so, poi vedere come collegare il tutto. Bravo, infatti come vedete i ragazzi sono tecnologicamente avanti, perché ecco, essendoci adesso i problemi da Covid, quindi la non presenza delle persone, o meglio la presenza delle persone è un po' alquanto rischiosa per il DPCM in corso, le continue ordinanze, naturalmente noi non ci fermiamo nel parlare di eventi, perché ci sono una serie di eventi sul web che si stanno organizzando, soprattutto i webinar dedicati anche ai laboratori, quindi quale migliore occasione per imparare nuove realtà di lavoro, di comunicazione e quant'altro. Bene, mi sa che a questo punto abbiamo individuato strutturalmente quelle che sono anche le tendine, no, principali, le parole chiave del sito, le facciamo
riepilogare a Esther e a Ivana. Allora, noi lasciamo la parola ad Antonietta. Bene, Antonietta, allora te. Bene, allora ricordiamo le 10 parole chiave, che sono natura, mare, enogastronomia, dieta mediterranea, ospitalità, longevità e tradizione, storia, cultura, mito, luoghi e sport, quindi le attività. Quindi nella nostra home page i nostri visitatori e tutti coloro che si collegheranno troveranno questo, giusto? Esatto. Sì, esatto. Perfetto. Allora ragazzi, con grande rammarico adesso dobbiamo salutare i nostri telespettatori. Abbiamo finito con la seconda fase del nostro progetto, che dovrebbe chiamarsi Focus Cilento Focus Web TV, giusto? Giusto. Ok. C'è ancora un po' di perplessità. Pure il C-Focus. Vabbè, però diciamo più o meno siamo vicini al risultato e al nome dominio che dovremmo adottare da qui a breve. Abbiamo più o meno le indicazioni strutturali del sito, abbiamo le parole chiavi, abbiamo i nostri ragazzi che hanno organizzato la redazione, quindi i settori di loro maggiore competenza, e la prossima volta parleremo principalmente dei loro settori di appartenenza. Quindi vi faremo vedere come cominceranno a strutturare un articolo giornalistico su ogni settore, e se riusciamo in tempo anche la realizzazione delle immagini, quindi le riprese con un telefonino, e quindi faremo un po' di pratica, vi faremo vedere anche delle cose carine da backstage, e poi il montaggio, la cosa molto più complessa che richiede del tempo maggiore affinché loro possano poi montare, come si suol dire, e quindi editare il servizio stesso. Andiamo ai saluti, andiamo a salutare Ivana e Esther come prima inquadratura. Eccola qui, eccoci qua. Volete aggiungere qualcosa? Alla prossima puntata. Ciao a tutti. Mi accodo. Ok, vediamo un po' Antonietta e Alessandro. Prego. Allora, grazie Gianni per averci ospitato e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie. Alessandro? Ciao a tutti, alla prossima puntata. E Daniel? Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima. Grazie, grazie a tutti voi. E ci vediamo alla prossima puntata. No, detto questo, io li voglio ringraziare perché sono dei figli per me, veramente. Ci tengo tantissimo, quindi sono felicissimo di aver raggiunto. C'è una telefonata in diretta, rispondo un attimo. Pronto? Pronto? Non è pronto. Allora, dicevo, e questo è il bello della diretta, signori telespettatori. Come vedete siamo puri, reali, ecco, vi piace tatà? Sì. Ok. Allora, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio i ragazzi ancora una volta. Continuate a seguire questa magica avventura, perché alla fine sarà bellissimo vedere i risultati che porteranno avanti i nostri giovani del Cilento. Arrivederci a tutti.